Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi parliamo di Evliya Çelebi, il più importante viaggiatore di tutta la storia ottomana e di tutta la storia turca e uno dei più importanti al mondo. Lo preannuncio già, non ebbe un'avventura così, diciamo, emozionante, se si può dire, come Ibn Battuta. Non ebbe un'avventura così lunga, non vide così tanti posti, ma comunque va sicuramente menzionato, intanto perché appunto è il più importante di tutta la storia ottomana, che comunque non è poca cosa, e ancora di più perché le mete che visse e visitò appunto Evliya Çelebi sono molto diverse rispetto a quelle di Ibn Battuta. Ibn Battuta andò dal Marocco fino all'Indonesia, andò da nord a sud, visitò tutto quello che è il Dar al-Islam, come così si vuol dire. Ma appunto, intanto il Dar al-Islam di Evliya Çelebi fu un po' diverso e poi lui fu un po' più limitato perché non fu, diciamo, un viaggiatore di professione, ma semplicemente non voleva stare a Istanbul perché gli piaceva, ma non voleva stare lì e basta. E quindi fu più uno sfruttare il proprio lavoro per appunto vedere quanti più posti possibili. E tra l'altro, mentre Ibn Battuta vide proprio tutto il mondo musulmano, diciamo, quindi l'unica grande eccezione che fece sarà per quanto riguarda l'impero bizantino perché visto Istanbul, però per il resto stette quasi sempre solamente nell'impero, nel mondo muslim o al massimo in Cina. Mentre Evliya Çelebi visitò veramente tutto e ve ne accorgerete, lui vide non solo questo continente, non solo i continenti antichi, ma in un certo senso, per un piccolo aneddoto, vide anche l'America, il primo a riuscirci. Ma appunto, adesso procediamo piano piano. Innanzitutto bisogna un attimo fare una parentesi su quelle che sono le origini di Evliya Çelebi, perché effettivamente sono delle origini molto importanti. Il padre era un discendente di questo grande maestro sufi del mondo turco e la madre invece era imparentata con il gran visir Circasso dell'epoca, quindi già una famiglia molto importante, molto altolocata. Detto questo, appunto, Evliya sfruttò il vantaggio di avere una famiglia così importante e così potente per assicurarsi lavori solo all'estero. Magari lavori di appunto secondaria importanza, perché quello ovviamente era a rischio, però sempre all'estero. E questa sua abilità di andare a destra e manca lo farà conoscere sempre di più. In particolare, lui scriverà questa enorme opera, che ovviamente è divisa in più parti, che si chiama Seyahatnameh, che vuol dire appunto il libro dei viaggi. E qui lo divise appunto in più libri e in ognuno di questi libri ci racconta dove andò. Purtroppo io non ho a disposizione questi libri perché al momento, se non erro, sono disponibili solo in inglese e poi sto facendo Ibn Battuta come grande viaggiatore, quindi non era il caso di andare a prendere quelli, però vediamo un attimo dove andò. Primo libro visitò Istanbul e i suoi dintorni, nel secondo l'Anatolia, il Caucaso, Creta e l'Azerbaigian. Nel terzo, la Siria, la Palestina, l'Armenia e la Rumelia. Nel quarto, l'Anatolia orientale, l'Iraq e l'Iran. Nel quinto, la Russia e i Balcani. Nel sesto, invece, è un po' particolare poiché parla della campagna militare che fece l'impero ottomano in Ungheria. Quindi, più che parlare di ciò che ha visto in tempo di pace, parla di ciò che ha visto in tempo di guerra. Il settimo libro parla dell'Austria, della Crimea e del Caucaso, che è già la seconda volta. Mentre nell'ottavo libro parla di Grecia, Crimea e Rumelia, che anche questi sono la seconda volta, evidentemente gli era piaciuto moltissimo. Poi nel nono parla del Hajj e invece nel decimo del Sudan e dell'Egitto. L'episodio di cui vi accennavo all'inizio è un episodio molto particolare che lo vedrà protagonista nel 1633. Nel 1633 lui si reca in Olanda, altro posto che in realtà ha dei legami fortissimi col mondo turco e col mondo muslim in generale. Si recherà a Rotterdam, dicevo, e a Rotterdam farà il suo incontro, pensate un po', con un nativo americano. Infatti gli europei che erano appena stati in America, era il momento appunto delle grandi esplorazioni, 1633, era il momento nel quale si iniziò veramente a capire le potenzialità dell'America e si iniziò a riflettere anche sui civili, sugli indiani per essere chiari. E appunto Evliya Çelebi rimase molto colpito dal fatto che lo avessero portato fino a lì e l'impressione che ebbe Evliya Çelebi da tutta quella situazione, da tutto quello che si venne a creare, in realtà non fu per niente positiva.
Lui nel suo Seat Name ne parlerà in maniera molto negativa di questo incontro, non tanto per il nativo americano, che anzi, cioè, poverino, ci mancherebbe altro, ma appunto per la tipologia di quello che lui aveva visto. Gli sembrava che, diciamo, questi europei fossero molto aggressivi come politica e che non avessero nessun rispetto dei civili, che dal suo punto di vista, se ci fossero stati ad esempio gli ottomani o gli arabi o altri, avrebbero avuto sicuramente un trattamento migliore. Detto questo era il grande viaggiatore. Potrebbe esserci un episodio extra domenica, ma non assicuro niente perché anzi è molto probabile che salti. Però, detto questo, vi rimando all'episodio prossimo, che sarà questo venerdì e parlerà di Galata, un quartiere bellissimo a Istanbul e ancora più particolare perché è molto legato al popolo italiano, diciamo. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di seguire la pagina Facebook, la pagina Instagram e di iscrivervi al canale Telegram. E colgo l'occasione per una parentesi: popolo italiano è brutto, agli italiani ci piace di più, popolo italiano. Vabbè, tutto questo, vi saluto, alla prossima!